Aula magna dell'Università di Torino, gremita di studenti delle scuole superiori, il 13 febbraio, per ascoltare Liliana Segre e il racconto di un anno e mezzo della sua vita di ragazzina tredicenne nel campo femminile di Auschwitz-Birkenau. L'incontro, nell'ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria, è stato organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale con il Museo Diffuso della Resistenza e l'Università. Io sono una nonna. E quando sono diventata nonna, dopo anni di silenzio in cui non raccontavo la mia storia di deportata ebrea per la colpa d'essere nata, invece qualche cosa si è sciolto dentro di me. Ho cominciato a presentarmi come nonna agli studenti ormai di tutta Italia, perché ne ho incontrati 200-300.000, e vedo che questi ragazzi ascoltano con molto interesse, perché la mia è una storia vera e io sono una delle pochissime persone ancora in vita che può dire io mi ricordo. È per noi un grande onore ricevere qui a Torino oggi Liliana Segre. Ragazzi ebrei deportati ad Auschwitz furono circa 760, se ne salvarono solo 25. Liliana è una di queste. Ha deciso solo in età ormai adulta di raccontare la sua storia, e lo ha deciso perché riteneva che l'indifferenza che aveva accompagnato soprattutto le leggi razziali non dovesse più essere tollerabile. Grazie signora Liliana per essere in Piemonte a Torino oggi.